Buongiorno a tutti, giorno numero 745 del mio giro del mondo. Quest'oggi mi trovo in un punto molto particolare tra Messico e Stati Uniti. Qui infatti finisce o inizia, per come la si vede, il muro che divide questi due stati. Come potete vedere arriva fin dentro l'oceano e qui praticamente appunto si vedono gli Stati Uniti, elicotteri, jeep della polizia monitorano, ecco li vedete anche un quad lì dietro, ecco quello della polizia americana, vengono a monitorare appunto che non ci siano persone che tentino di scavalcare questo muro. Comunque anche questa è una zona di spiaggia, le persone vengono qui a rilassarsi, il mare non è neanche tanto male, detto sinceramente. C'è da dire una cosa però, che da quando ho superato la frontiera ieri sembra davvero di essere catapultati in un altro continente, ecco, eppure gli Stati Uniti sono qui a una manciata di metri. Lì potete vedere il faro, c'è lo stadio qua dietro, adesso vi porto un po' alla spiaggia e poi vi saluto. Tijuana comunque devo dire che è una cittadina dove bisogna tenere gli occhi aperti, una città, ecco, dove bisogna tenere gli occhi aperti, perché il tasso di criminalità è davvero molto molto alto. La sera, diciamo, a meno che non sia una posizione molto bella, è sconsigliabile uscire per i fatti propri, perché appunto, come ho detto prima, qui la criminalità è davvero molto molto alta. Guardate qui, sono sulla spiaggia. Qui comunque il posto è davvero molto bello, eh. Oggi c'è anche una bella giornata di sole rispetto al clima grigio di ieri. E qui c'è appunto tutto il viale pieno di ristorantini, pieno di anziani che fanno un ottimo street food, tutto a prezzi veramente molto ma molto più contenuti rispetto a quello che è stata l'esperienza americana. Qui con 20 euro al giorno davvero mangi, dormi e mangi fuori, qui vivi davvero molto ma molto tranquillamente. Comunque sì, a Tijuana è un posto carino, faccio spazio per qualche giorno, merita una visita, non di più, detto sinceramente. E niente, questo è tutto, un saluto da Tijuana e dal muro che divide Messico e Stati Uniti.